Il presidente Kalsugi cosa vuole dire a tutti quelli che verranno a visitare il perdono? Ma io cosa voglio dire? Voglio dire che è una grande opportunità per tutti questo perdono, perché è un perdono che nasce, diciamo, in un momento di difficoltà delle aziende. Sembra in questo momento qualche rinascita ci sia, però siamo all'inizio e quindi io sono convinto e spero che questo perdono dia l'opportunità di rilanciare la nostra economia, naturalmente non a livello nazionale perché siamo locali, però diciamo nella nostra zona è una bella boccata d'ossigeno per le nostre aziende. Ecco. Sarà un'edizione anche quest'anno dei record. Così come la stampa in questi giorni ha pubblicato, record in ogni senso, perché siamo stati costretti a rinunciare a tante presenze di espositori causa lo spazio ormai diventato stretto per questa eccezionale fiera. E abbiamo avuto fra l'altro un modo di celebrare i primi 400 anni con l'inaugurazione di un monumento in Piazza San Francesco, che è un obelisco che nelle quattro facciate rappresenta proprio questi anni di storia e di tradizione. Io ci tengo a ringraziare la Proloco, che lo ha donato all'amministrazione comunale, e l'autore, che è lo scultore Pietro Fabbroni, che con dei simboli evocativi è stato capace veramente di farci immergere in quella che è una storia, che è una storia di festa, ma è una storia anche di operosità della nostra tradizione agricola, delle attività produttive che si sono succedute nelle vie e nelle piazze del nostro paese, e anche un mondo che è fatto di associazionismo, di volontariato, di passione. Quindi ecco, è un monumento che di fatto sintetizza quello un po' lo spirito della festa.